Veniamo al Zivido. Partiamo dalle problematiche, perché partiamo sempre da quelle, in verità. Una premessa: queste problematiche sono frutto di cosa? Del fatto che l'amministrazione conosce a meraviglio Zivido? Potrei dirvi sì, ma direi una bugia. Ma anche perché non avrebbe senso venire qui per discutere. Nasce da che cosa? Dal progetto e dal programma amministrativo che l'amministrazione sta portando avanti. Dalle segnalazioni che i cittadini fanno attraverso i canali ufficiali, l'Ulp Contact, e soprattutto il lavoro di volontari vostri, nostri, cittadini, dei due comitati cittadini, Dostoevsky e Promozivido, che hanno segnalato via via all'amministrazione, ma già da un bel po' di tempo, tutta una serie di problematiche. Guardate, dalla più piccola che vedremo al grande progetto che sarebbe bello realizzare a Zivido. Quindi il frutto, l'unione di queste cose ha creato alcuni di questi punti, perché poi ce ne sono talmente tanti altri di cui probabilmente parleremo dopo. Ne abbiamo riassunti alcuni. Potenziamento mezzi pubblici. Abbiamo una situazione che conoscete voi meglio di noi, abbiamo alcune zone che sono nate ormai da un bel po', non più da poco tempo, e che sono ancora sfornite da mezzi pubblici, penso a Dostoevsky per esempio, ma anche l'affluenza del mezzo pubblico, nel mezzo pubblico intendo sì il pullman, ma anche il mezzo treno, e quindi poi parliamo della situazione di Zivido. Area fronte chiesa, questa è oggettivamente la più evidente, non c'è bisogno neanche di stare a discuterne. Manutenzione strade marciapiedi in generale, questo è un, se è vero quello che ho detto prima, capiamo anche perché siamo indietro di 4-5 anni. Segnaletica, parcheggi e strisce pedonali, un problema di tutta la città. La manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, delle strisce per intenderci, e dei pali, dei segnali stradali, nel comune di San Giuliano avviene non in modo ordinato, così come la copertura delle buche. Un appunto su questo, perché per capire come funziona e cosa stiamo facendo. Come funziona la copertura delle buche a San Giuliano? Il cittadino segnala all'URP o la polizia locale segnala all'URP. L'URP ha un tempo di risposta che io verifico, che posso verificare, rapidissimo. Trasferisce all'ufficio tecnico la segnalazione. L'ufficio tecnico la inserisce all'interno di una lista. L'ufficio tecnico è carente pesantemente di personale. Questo è l'ultimo anno sotto la mia amministrazione, lo dico tranquillamente, e almeno nei 2-3 anni precedenti, finché il servizio è stato affidato a... è rientrato in capo al comune. C'è questa lista, abbiamo pochi dipendenti in capo al comune. Il sistema di copertura delle buche prevede un camioncino, due operai, due pale, il catano. Stop. È un sistema che evidentemente ha qualche buco, e quindi stiamo modificando. Adesso sta partendo, dopo la gara per la raccolta dei rifiuti, partirà la gara per la manutenzione ordinaria di strade e segnaletica orizzontale da portare. Vedremo gli effetti quando, non prima di luglio-agosto, quando la gara sarà entrata nel vivo. Però ve ne accorgerete, perché sarà di fatto evidente. E poi ci rincontreremo di nuovo qui dicendomi se avete apprezzato o non apprezzato. Però questo è il sistema oggi, e diciamo che non funziona. Potenziamento pubblico di illuminazione, soprattutto... ragionavamo con i comitati, oltre a volte la pubblica illuminazione è effettivamente carente, abbiamo riscontrato proprio una scelta che dovrebbe essere secondo noi migliorata nella scelta del palo. Facciamo un esempio: via Gorchi, come via della Repubblica, ha questi pali molto alti, questi pali che non illuminano bene il marciapiede sul quale si cammina. Come in molte altre città sapete che esistono questi pali che hanno la doppia illuminazione, di fronte lato strada e dietro lato marciapiede. Quindi non è solo un problema di luce debole, ma proprio anche un'idea di pian piano andare a modificare la tipologia del palo, magari che sia anche un po' più bello dal punto di vista estetico, ma che sia più funzionale per la sicurezza dei cittadini e per anche la sicurezza stradale. Sistemazione piazza Livio Sforza e zona parco, questa è stata segnalata proprio poco fa qualche giorno fa dai comitati. Ambiente decoro del territorio in generale, sempre per le varie manutenzioni, soprattutto sui marciapiedi, penso alle radici degli alberi che si stanno alzando su via
gli egorghi, sistemazione e completamento pista ciclabile che ha questo blocco in via Brigate Partigiane, la pista ciclabile che fa praticamente la parte della via Gorchi e si ferma lì. Adesso sapete che abbiamo inaugurato la pista ciclabile San Giuliano San Donato, l'obiettivo sarebbe quello di portarla in fondo a via Tolstoi da un lato e in via Gorchi per collegarla per tutta via Gorchi e quindi utilizzare la via della Repubblica per i cittadini di Zibido per poter andare fino a San Donato. Non servono, sembra un'idea faraonica, ma in verità con una buona programmazione ci si può arrivare. Sicurezza e controllo, questo è un problema che un po' abbiamo in tutta la città. Si risponde come? Si risponde con più pattugliamento, si risponde con la videosorveglianza, si risponde con più illuminazione. Però questo lo lascio poi alla discussione sicuramente. Allora. Ecco, qui abbiamo messo, perché le immagini poi rendono sempre l'idea anche all'amministrazione, perché si deve prendere degli impegni. Partirei dalla pista ciclabile punto di domanda, che è quel tratto che di fatto si blocca in via Gorchi. Importante invece le altre due, quella a sinistra è l'incrocio maledetto di via Brigate Partigiane e via dei Mille, quella dove ci sono un sacco di incidenti. Ecco, in quella zona l'amministrazione inserirà all'interno del piano generale delle opere pubbliche una rotonda simile a quella di via Gorchi, per intenderci. Cimitero, esatto. Area fronte chiesa, perché è talmente evidente, la foto è di ieri, quindi è molto recente, e lì diciamo le abbiamo messe così anche per priorità. L'amministrazione ha la priorità all'area fronte chiesa, la seconda priorità strade marciapiedi e poi terza priorità pista ciclabile. Potevo mettervele tutte in fila dicendo che sono tutte e tre priorità. Prima l'area chiesa, poi quell'incrocio e poi la pista ciclabile. Avanti. Progetti realizzati in corso, cosa abbiamo fatto? Se quello che ho detto prima è vero, le risorse a disposizione non sono state granché, qualcosa abbiamo fatto. Lo dico in modo molto chiaro, non abbiamo preoccupazione, anche perché è molto meglio essere trasparenti che raccontarsi altre cose. Istituzione del senso unico in via Corridoni è stata una delle esperienze più traumatiche della mia vita, perché ci abbiamo messo un sacco di tempo e questo ci ha fatto capire all'assessore alla sicurezza Piraina Polizia Locale, l'assessore che era la viabilità, l'assessore Oro, come qualcosa non funziona all'interno di quel comune. Cioè la giunta ha votato a giugno il cambio di alcuni sensi unici, il senso unico è stato cambiato se non sbaglio a novembre per tutta una serie di ritardi burocratici, movimentazione, cioè un'idea come quella nostra, cioè la giunta ha deciso, quindi trasferiamo agli uffici che devono eseguire, devono prenotare un fare degli studi, per carità, cancellare alcune linee, anche lì abbiamo che non hanno ancora cancellato del tutto. Abbiamo preso atto di questa situazione e siamo intervenuti pian piano per modificare anche quel sistema di approvvigionamento, chiamiamolo così. È stato proprio fatto, non è ancora concluso, il tratto di marciapiede in via Tolstoi, angolo Dostoevskij, che era molto importante perché escludeva completamente i cittadini di quella zona dalla zona, diciamo, commerciale fino ad arrivare all'interno di Zibido. È stato all'inizio realizzato l'attraversamento pedonale con il dosso in via Dostoevskij alla testa dell'asilo nido, per intenderci. È stato completato il bosco in città, che per intenderci è quello lato Tiffany, che era un pochetto in abbandono, è stato rimesso in sesto, lo abbiamo ripiantumato, diciamo che lo abbiamo assegnato, poi magari l'assessore non è interessato più preciso, al WWF che se ne occupa anche dal punto di vista della manutenzione, quindi anche un risparmio per il comune, e di fatto il bosco stiamo seguendo la crescita. È stata inaugurata la connessione wifi nell'area, questa di Piazza Luigi San Giorgio, dove è possibile navigare con la navigazione wifi, quindi studiare piuttosto che stare all'aria aperta con il wifi. Alcuni interventi sono stati fatti anche sulla scuola, come dicevo prima, dal punto di vista ordinario, sono state cambiate le due caldaie ad alto risparmio energetico e sono stati installati dei pannelli solari termici per il riscaldamento d'acqua dei sanitari. Anche questo intervento soprattutto è proprio a cavallo tra l'ordinario e lo straordinario, però si è fatto. Sono stati fatti, questi sono semplici, ma comunque c'è una doppia V di troppo lì, interventi di potatura, nuove piantumazioni in diverse zone, in corso la realizzazione di aree cariche verso la zona Parco dei Giganti,
qua poi vi faccio una battuta, riqualificazione della stazione ferroviaria di San Giuliano, entrambe sono partite proprio ieri, e è stato trasferito al comune un appartamento confiscato alla criminalità organizzata da destinare all'emergenza abitativa a Zivido. Questo impatta per i cittadini di San Giuliano in genere, è stato sequestrato un appartamento alla criminalità organizzata a Zivido e il comune lo ha avuto dal prefetto e lo ha destinato all'emergenza abitativa. Purtroppo vedo alcuni occhi aperti, ma purtroppo non è una novità, soprattutto nel Sud Milano il prefetto mi ha confermato che ci saranno via via, questa agenzia è stata creata da poco, ci saranno molte assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata in tutta l'area del sud, est, ovest Milano, quindi da Rozzano fino a Sesto San Giovanni per intenderci. Quindi queste alcune immagini delle cose realizzate sono molto piccole, sotto l'area cane posto in città che è stata decisamente molto apprezzata, il senso unico comunque è andato a buon fine, la connessione wifi, l'attraversamento pedonale, quello di dosso e il marciapiede di via Tolstoi. Ecco, per quanto riguarda i marciapiedi abbiamo ovviamente tutte le priorità, abbiamo diviso le priorità nei 5 anni in 5 tranche, questa faceva parte della prima tranche. La seconda, la terza, la quarta, la quinta tranche ovviamente vedranno altre zone della città, è l'unico modo per intervenire. L'alternativa è fare come si fa in altri comuni, cioè andare in banca, indebitarsi, avere 2, 3, 4 milioni di euro, alzare leggermente le tasse per pagare il rateo del mutuo e magari avremmo avuto l'estate del primo anno. L'amministrazione ha preferito non farlo,